Perché Domenica Live oggi non va in onda? La scelta Mediaset. Brutta notizia per tutti gli spettatori del programma Domenica Live condotto da Barbara D'Urso che oggi 1 aprile si collegheranno su Canale 5 alle 14 per seguire la nuova puntata del contenitore. Possiamo svelarvi, infatti, che per questa settimana la trasmissione della D'Urso risulta sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Per quale motivo il programma non sarà in onda oggi? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Sospesa Domenica Live di oggi 1 aprile. Le anticipazioni ufficiali sulla programmazione di Canale 5 rivelano che oggi 1 aprile il programma di Cancelletto Barbara D'Urso risulta cancellato dal palinsesto per la domenica di Pasqua. Essendo una giornata festiva, ecco che a Mediaset hanno scelto di sospendere l'appuntamento con la trasmissione domenicale di Canale 5 così da permettere alla D'Urso ma soprattutto alle tantissime persone che lavorano dietro le quinte per la realizzazione del programma di trascorrere la domenica pasquale assieme alle loro famiglie. Ecco allora che oggi 1 aprile alle 14 al posto di Cancelletto Domenica Live andrà in onda un film e poi a seguire alle 16.30 circa andrà in onda una nuova puntata di Domenica Rewind, con tutte le interviste più belle fatte dalla conduttrice nel corso di questi ultimi mesi di programmazione del suo show domenicale. L'assenza di Domenica Live dal palinsesto di Canale 5 di oggi permetterà sicuramente al programma competitor Domenica in condotto da Cristina Parodi di poter crescere il suo numero di spettatori in daytime, dopo gli ascolti decisamente flop delle ultime puntate. La trasmissione della Parodi, infatti, quest'anno soffre moltissimo la concorrenza del programma di Barbara D'Urso. Ecco quando ritorna Domenica Live in TV. La media della trasmissione domenicale di Rai 1, infatti, risulta essere di appena 1.7 milioni di spettatori con uno share che non va oltre il 10 di share. Il programma di Barbara D'Urso, invece, ha ottenuto una media di 2.9 milioni di spettatori con uno share del 18 e picchi di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e oltre il 22 di share in daytime. Insomma, una vittoria schiacciante per la D'Urso che anche quest'anno sta consolidando la sua leadership indiscussa della domenica pomeriggio e intanto si prepara ad affrontare la nuova sfida con il Grande Fratello 2018 che vedremo in onda dal 23 aprile in prime time su Canale 5. L'appuntamento con Domenica Live, invece, tornerà in onda dall'8 aprile.